All'edizione 2019 di Best Brands, Amazon conquista il riconoscimento di Best Digital Life Brand, una nuova classifica che premia le marche che riescono ad essere vicine al consumatore nella sua vita digitale. Chi meglio di Amazon, che accompagna il consumatore durante tutti i suoi acquisti? Dunque, qual è il segreto per stare vicino a un consumatore che è sempre più connesso e sempre più esigente? Ma noi siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo premio perché riconosce quella che è la nostra missione, che è essere l'azienda più vicina al mondo, al cliente. Uno dei nostri principi guida si chiama Customer Obsession. Siamo ossessionati da riuscire a soddisfare il cliente tutti i giorni. E come lo facciamo? Con tre cardini, che sono quello di avere la selezione più ampia possibile al prezzo più conveniente e riuscire a consegnarla nella maniera più semplice e veloce possibile. E pensiamo che i clienti riconoscano questo lavoro che ci facciamo quotidianamente, e siamo molto felici per questo premio. E come riuscite a fare tutto questo in Italia? Ma ci vogliono un team eccezionale. Noi abbiamo un team di grandissimo talento. In Italia siamo in 6.500, quindi una famiglia che cresce molto, e ci vogliono tanti investimenti, perché per riuscire ad avere una selezione così ampia, portare al cliente il prodotto in tempi rapidi ed essere sempre innovativi, bisogna investire molto. E in Italia siamo presenti su tutto il territorio nazionale con tanti magazzini, un customer service, i trasporti, quindi cerchiamo di fornire tutti i giorni al cliente questa offerta con il dispiegamento di tanti investimenti e tante persone. Ci sono delle novità in cantiere per il 2020 in termini di servizio? Ma allora, noi di solito noi non commentiamo sulle nostre novità, però sicuramente un'area dove stiamo innovando molto è quella dei device, e quindi Alexa è un po' il nostro prodotto più interessante al momento. Si chiama Echo e Alexa è il nostro assistente vocale, e in quell'area stiamo lanciando tanti nuovi prodotti. Abbiamo appena lanciato Alexa con un sistema particolare di diffusione del suono, e in quell'area continueremo a innovare tanto, così come in tutte le altre aree in cui operiamo. Ci stiamo avvicinando al Natale e è in arrivo anche il Pop-up Store di Amazon, che debutterà il 27 di novembre. Ci racconta qualcosa in più? Sì, per essere più vicini ai clienti durante il periodo natalizio, il periodo festivo, apriamo questo Pop-up Store nel centro di Milano. È un'esperienza che li porta a contatto con quelle che sono le nostre ultime novità, ed è un modo molto bello per mostrare ai clienti che cosa abbiamo da proporre, essere vicini a loro e avere una serie di novità ed eventi che possono arricchire questo periodo natalizio. Perché alla fine va bene il digitale e l'online, ma forse anche un punto fisico non guasta. Ma penso che la combinazione delle due cose sia la ricetta vincente, e quindi noi riusciamo sicuramente a interagire con tanti clienti attraverso gli strumenti digitali, ma quando possiamo siamo presenti in maniera molto tangibile e molto fisica.